Dato che la Sardegna è un mare paradisiaco, mi sono fatto accompagnare da Gesù. A mezz'ora di viaggio comincio già a vedere le prime pecore. Ecco Cagliari vista dall'alto, le luci della sera la rendono magica. A Cagliari a fine luglio ci sono 40 gradi, il che mi fa pensare che non ci siano molti cagliaritani nati in primavera. I gatti ci sono anche in Sardegna, solo che li chiamano Gattau. Questo è il Poetto, la spiaggia di Cagliari. A detta dei sardi è una delle spiagge peggiori, pensando alle spiagge che ho in Veneto, ho riso, ma anche polenta. La sabbia sembra farina di grano duro e l'acqua sembra acqua di rubinetto. Quella sporgenza si chiama Sella del Diavolo. La leggenda narra che un vecchio, vedendo quella strana sporgenza, abbia detto: quella sembra proprio una sella del diavolo. Spaghetti con la bottarga e spaghetti con le arselle. I sardi chiamano le vongole arselle, oppure vongolu. Eccomi a Nuoro. Mi raccomando, non sbagliate pronuncia, l'accento va sempre sulla N. Dai, vuoi che Nuoro? Ecco cosa succede quando non sai se costruire un castello o una chiesa. Le statue a Nuoro sono dedicate a Michael Jackson e a Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo. Sono passati 13 mesi dal disastro nucleare. Questo è un nuraghe, o anche conosciuto come sasso del diavolo. L'aperitivo in Sardegna è vario, si spazia dall'icnusa all'icnusa non filtrata o anche all'icnusa cruda. Quando il pane carasau è condito con l'olio, allora prende il nome di pane cara condito con l'olio. Cena con salumi sardi e una pecora fatta a pezzi. Continuo la mia avventura fra la fauna di Nuorello, bevendo uno spritz scherzo un'icnusa. Questo è un fico d'India e questo è un figo di Treviso. I sardi sembrano sempre più giovani, ma nonna Isa è chiaramente una strega. Quando immergi il pane carasau in acqua, lo panni con la passata di pomodoro, ci metti il pecorino, ripeti per diversi strati e finisci con un uovo sopra, allora prende il nome di pane frattato strati con l'uovo u. Se non pagassi le tasse, questa sarebbe la mia casa al mare. E questa è la spiaggetta. L'acqua raggiunge livello 9 di limpidezza e livello 10 di pesci colorati. Questi sono tipici dolcetti sardi, ora vi dirò esattamente come sono fatti a mi dispiace finito il tempo. La colazione non è completa senza un po' di mirto fatto in casa. Quando il pane carasau è arrotolato e farcito, allora prende il nome di nuraghi. E questo tipico dolce sardo lo conoscete tutti, è il mitico sofficino Findus, sempre offertoci da strega nonna Isa. Si torna nella ridente e caldo africana cittadina di Cagliari. Fa caldo. Comunque fa caldo veramente. Per far fronte al caldo mangio un po' di ravioli di patata e menta, chiamati culi qualcosa. Questa è la tipica musica sarda. In strada vengono cantate le tradizionali canzoni in sardo antico. E i sardi in abito tradizionale si muovono per la città. Continuo a girare per le strade di Cagliari, perché anche se fa un caldo rovente, io me ne fregula con i frutti di mare. Se mi perdo, le statue qui sono molto gentili. Vado di mojito al mirto, salumi, formaggi e l'immancabile maialetto. Questi sono tipici dolci sardi, quelli tondi si chiamano a tempo scaduto. Ultima spiaggia a Chia, il boss di tutte le spiagge. Spiaggia livello 10, limpidezza livello 10, instagrammabilità livello Ferragni. Questa spiaggia è conosciuta anche come piscina del diavolo. Questi sono tipici dolci sardi, hanno un gusto particolare di vabbè sarà per la prossima. I chioschi sembrano usciti da una pubblicità del cornetto gelato. Brindiamo con le Knusa esclamando il tipico augurio sardo, Cincinu. I sardi hanno tre superpoteri, sembrano più giovani, mettono le une le parole e non si bruciano mai al sole. Io no. Un ultimo saluto alla Sardegna e riparto. Questa è una terra straordinaria, ricca di cultura, di storia e di tutte quelle cose che si dicono nei documentari e nei comizi politici. Spero che il volo vada bene, non vorrei tornare mirto.